Gentili signori e signori, benvenuti al nostro consueto settimanale di approfondimento giornalistico Pianeta Oggi Reporter. Dunque, quest'oggi ci troviamo a due passi dal fiume Tagliamento in alto Friuli Venezia Giulia, diciamo un po' tra le province di Pordenone e Udine. Qui siamo in provincia di eh, Pordenone. A Pinzano. Allora, Renzo Bortolussi, ecco l'avrete sicuramente riconosciuto. L'anno scorso ci siamo visti per la presentazione di un libro molto importante che hai fatto, che dopo lo ricorderemo. Invece, questa volta vedo che è una interessante una bergamena eh, che ti è stata data dal comune di Dignano. Ecco. Ci puoi spiegare, innanzitutto vorrei precisare io ai telespettatori che lui è un noto ambientalista, noto a livello nazionale, con la sua associazione Acqua ha condotto e vinto molte battaglie per la tutela del territorio, che è quello che poi a noi interessa nella nostra linea editoriale. Ecco, però spiegaci di, questo, eh, di questa bergamena che ti hanno consegnato, che ti ha consegnato il comune di Dignano. Beh, è stata lanciata una proposta già uh, l'anno scorso eh, per farmi il cittadino onorario di quel comune però eh, si sa che politicamente non sempre si è, eh, si è benvenuti eh, per, e quindi l'amministrazione comunale per eh, non creare troppi, eh, troppe polemiche non ha fatto altro che eh, preparare questa mergamena. Pergamena che mi è stata data in Consiglio Comunale, eh, all'inizio del Consiglio Comunale, che mi ha lasciato veramente commosso, perché nonostante tutto ha il valore di qualsiasi altro premio. Cioè, eh, questo, soprattutto pensando che questa pergamena eh, mi è stata consegnata quando sono ancora vivo, perché eh, succede spesso... Che eh, si viene riconosciuti post-mortem, no? per, per fortuna, stavolta non è così. È una doppia soddisfazione, no? eh, Il sindaco, eh, l'ingegner Riccardo Zuccolo, ha voluto eh, ha detto che ha voluto essere il primo a riconoscere quanto ha fatto per la tutela salvaguardia ambientale e anche civica per il senso civico di questa battaglia perché ormai è riconosciuto che non difendo altri interessi che quelli della collettività e quindi fa un, un doppio piacere Certo. Ricordiamo Renzo, tu con la tua associazione da quanti anni stai lavorando per la tutela di questo territorio, Friuli ma anche Veneto, non solamente diciamo, dell'ambito locale? Sì, abbiamo fatto anche delle capatine in Veneto. Comunque diciamo che saranno almeno 30 anni che, che mi sto adoperando per la salvaguardia sia dell'ambiente, dell'inquinamento e quant'altro. Eh, e quindi eh, come ho detto prima l'importante è che non ci siano interessi personali eh, nella questione Potre interessi che potrebbero essere anche legittimi però si deve sapere che sono interessi personali in questo caso gli interessi sono per la comunità e basta ecco, Ecco assolutamente. Ricordiamo il nome della tua associazione e anche eventualmente un sito internet per coloro che vogliono poi approfondire le varie tematiche che affrontate. Beh, l'associazione l'ho denominata con un acronimo Acqua, che significa Associazione Controllo, Qualità Urbanistico Ambientale. Ci calza perfettamente. Anche perché eh, siamo iniziati proprio a tutelare l'acqua, no? e quindi ha un, anche qui un doppio significato. Dunque, un territorio questo, io vedo soprattutto in Veneto, eh, che praticamente dalle prealpi fino all'Alto Adriatico è quasi tutta una unica cementificazione, o comunque se non lo è eh, poco ci manca. Ecco, eh, possiamo spiegare a chi ci segue anche da fuori ambito nord-est d'Italia eh, quali le conseguenze eh, sul territorio in caso di eh, tante cementificazioni perché ad esempio mi viene in mente anche il eh, microclima eh, mi viene in mente il territorio che non è più eh, permeabile e, qui, eh, e quindi succedono poi gli allagamenti ecco vedi anche le trasmissioni che abbiamo fatto insieme a un noto comitato allagati dell'interveneziano con Fabrizio Zabeo eccetera eccetera ecco possiamo spiegare un attimo le conseguenze per il territorio di tutte queste cementificazioni barbare uso Vorrei usare anche questo termine. No, già è grave che ci siano queste cementificazioni, perché è innegabile che ci sono. Eh, costruiti, capannone costruiti, lasciati abbandonati. Ma quello è altrettanto grave che anche gli agricoltori hanno la loro responsabilità. Ah, ecco, questo è un punto mai toccato. Ecco, ci puoi spiegare? Perché... Eh... Eh, ormai non ci sono più i piccoli agricoltori, i piccoli eh, pezzi di terra che si dividevano con i fossati. No? Ormai questi non ci sono più, ci sono i, i sempre più grandi agricoltori che non hanno fatto che altro che spianare tutto. Le, questi fossati eh, avevano uno scopo di eh, ritenzione delle acque, che non ci sono più. Quindi, eh, le violente bombe d'acqua, così chiamate, si trovano in un, un territorio che non assorbe più eh, l'acqua, e l'acqua da qualche parte va, e, e spesso va nelle scantinate e, e, e quant'altro. La gente si ribella. Recentissimamente, parlo di pochi giorni fa, qui in una frazione di Spirinbergo è successo la stessa cosa, allagati i campi e sono entrati nella, nelle scantinate. Eh, quello che mi risulta a me è che gli agricoltori eh, saranno costretti a ripristinare questi fossati, però non ci saranno, non ci saranno sanzioni. Vale questo? È proprio così, purtroppo se non, pur, non, non c'è un sistema sanzionatorio eh, si sa che... Eh, la gente funziona col portafoglio e quindi se non c'è un sistema sanzionatorio è duro far convincere queste persone a ripristinare qualcosa che, che hanno coperto. Bisogna un po' rivedere la legislatura in questo campo specifico. Beh, eh, in Italia si parla di 200.000 leggi, senza contare le norme. E quindi eh, va bene per tutte le stagioni. C'è tutto il contrario di tutto, e, e quindi è, è uno Stato che non è credibile. Questo è il vero problema. Dunque, eh, vorrei ecco, farti un'altra eh, domanda. Eh, noi adesso abbiamo presentato questa bergamena eh, che ti ha consegnato, lo ricordo, il comune di, di Gnano per tutto questo lavoro che hai fatto a tutela del territorio però so che hai scritto anche dei libri li vogliamo ricordare? sì, eh, è stato pubblicato un anno fa il libro Non Solo Casse per indicare il problema principale per cui siamo costituiti che poi sono seguiti eh, altri Diciamo che non sempre abbiamo ottenuto vinto, ma spesso abbiamo ottenuto buoni risultati. Eh, e non sappiamo quanto di prevenzione questa associazione è riuscita a contenere visto che siamo sul territorio e, e, e sanno che quando ci muoviamo sono dolori. E, e quindi io, io, io ritengo come dovrebbe essere che eh, le situazioni sodalizie ambientali e quant'altro dovrebbero anche prevenire, eh, perché poi curare è sempre doloroso. La prevenzione è la cosa migliore in assoluto in tutte le cose, anche nelle proprie cose di casa, di casa nostra, ecco, prevenire certi pericoli, ad esempio, nelle strade, moderare la velocità, in, per esempio in situazioni un po' critiche. Ecco, questo è importante. Ecco, voi lo, lo tenete al primo posto. Eh diciamo di sì, perché proprio il fatto che ci siamo eh, costituisce un pericolo per chi vuole danneggiare l'ambiente. Un'ultima domanda. Eh, la gente qui del posto, del posto locale, ecco, come reagisce di fronte a questo vostro lavoro? Come al solito ci sono i critici, i denigratori che sono poi quelli che non fanno niente. Eh, Questo è vero, sanno spesso criticare, però poi loro sono i primi a non fare nulla. Eh, purtroppo, purtroppo abbiamo constatato che eh, abbiamo una popolarità, diciamo, eh, non, troppo, eh, non, non vista eh, troppo bene. E questo la dice Lunga nei confronti di una società, perché insomma voi state facendo un lavoro per la difesa, per la difesa della vita, dico alla fine, perché tutelare anche un fossato, tutelare un, un quartiere, un territorio, vuol dire anche cioè, tutelare la vita. Ecco perché questa pergamena risulta quanto mai importante perché dimostra che qual c'è cioè qualche amministratore attento che eh, capisce quello che abbiamo fatto. Ecco, questo è molto bello, molto importante, e quindi l'attenzione delle istituzioni verso il uh, vostro operato. Certamente, in tutti i settori, in tutti i livelli di enti, in tutti gli enti, eh, c'è da dire che proprio la provincia di Pordenone ha acquistato 50 libri per dare nelle scuole biblioteche, la comunità collinare di Udine ne ha acquistate altre 40 e quindi eh, l'attenzione soprattutto degli enti eh, siamo, sono davvero soddisfatto. Benissimo, allora eh, complimenti a Renzo Bortolussi per questo eh, grande lavoro eh, che, che hai fatto e che comunque stai ancora portando avanti e quindi ti auguro ancora una volta buon lavoro. Sì, grazie, continuerò finché posso. Certo, e quindi concludiamo questa intervista. Che tra le cose ci ha fatto compagnia anche questo temporale che alle mie spalle vedo che sta minacciando sempre di più? Insomma, un po' fa parte anche lui della natura. Ebbè, eh è la natura, è la natura. E per fortuna fino a lì non siamo riusciti a rovinarla. Sì, diciamo che ecco, per il momento eh, la, la natura almeno più di tanto non si può, eh, non si può ostacolarla. Grazie ancora, a Renzo Bortolussi. Un Prego. Un abbiamo proposto eh, il Papa Francesco, eh, abbiamo sottoscritto il direttivo una lettera che proponiamo socio onorario dell'associazione, in quanto la sua ultima enciclica va esattamente dove pensavamo. Laudato sì. Ah, benissimo, allora con questo concludiamo questo nostro approfondimento settimanale di oggi. Pianeta Oggi Reporter, grazie per averci seguito, appuntamento come sempre alla prossima settimana, sempre alla stessa ora.